quante volte dalla mattina alla sera incontriamo nei nostri percorsi segnali di attenzione, attenzione o di pericolo, lavori in corso. I nostri amici inglesi hanno questo modo di dire mind, cioè ricordati nella mente che c'è qualcosa, mind gap di pericoloso che stai attraversando. Così si apre la pagina di questo Vangelo, di questa prima domenica del tempo di Avvento, con due verbi imperativi molto importanti. Fate attenzione e vigilate. Fate attenzione, l'Evangelista Marco lo traduce con il verbo greco blepo, che in italiano significa vedere. Allora oggi diremmo più che fate attenzione, mantenete gli occhi aperti, perché blepo è proprio il vedere con gli occhi. Forse con un'espressione molto dialettale delle nostre parti, oggi diremmo apri occhi. Cioè che a chiuderli non ci vuole niente, quindi stai attento proprio con i sensi della vista, presta attenzione a seguire il movimento di quello che accade intorno a te. Vigilate invece, Marco utilizza il verbo greco molto bello agrypneo, viene da agrewo, è un verbo che abbiamo trovato molto spesso nella Bibbia, il verbo della caccia, cacciare, allontanare, e hypnos, che significa appunto sonno. Bello questo verbo, no? Vigilare nel senso di cacciare il sonno. Combattere contro il sonno, anche in dialetto abbiamo questa terminologia scapezzare, no? Quando tu devi combattere contro il sonno, no? Ti dà il colpo di testa e tu devi ridargli il colpo di testa per tornare indietro, per riassettarti. Questi due verbi sono i verbi dell'attesa, di questo tendere verso del Natale, un tendere verso una dimensione che è già cominciata oggi qui, ma che sta per venire. Il Signore viene. E noi dobbiamo stare attenti a trovare i segni della sua presenza qui oggi in mezzo a noi. Il secondo verbo che utilizza per dire vigilate è il verbo gregoreo, cioè proprio rimanete in stand-by, rimanete in attesa. Allora lottate contro il sonno, non chiudete gli occhi, ma sempre vigili, pronti ad aspettare quel padrone che è andato via, perché erroneamente abbiamo tradotto quando il padrone di casa ritornerà. Ma in realtà il verbo è al presente, erchetai, che è il presente del verbo ercomai. Quindi non quando il Signore verrà, ma il Signore viene. Noi non sappiamo, è un'incognita, ma sappiamo con certezza che questo presente storico dato dall'incarnazione di Dio è un presente continuativo, ovvero Cristo viene sempre, in ogni istante nella nostra vita. Non dobbiamo aspettare il futuro di Dio, perché questo futuro è già cominciato qui ed ora. Lo attendiamo in un futuro presentizzato. Quindi occhi aperti per poter vedere dove si nasconde, perché è pur sempre un'incognita, la presenza di Dio nella nostra vita. Il Signore viene alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino. Chissà come mai il Signore viene, ma viene di notte. Ecco perché questa è l'incognita della venuta di Dio. Egli è il veniente, però viene di notte, nel momento in cui proprio non ce l'aspettiamo, nel modo in cui noi non lo vediamo, perché di notte il verbo blepo praticamente perde il suo senso, perché perde la sensibilità, la notte del dolore, la notte della malattia, la notte della disperazione, la notte dello sconforto. È lì che i sensi perdono la possibilità di guardare oltre la realtà. Allora vigilare diventa un modo di andare oltre il buio, oltre la morte, e di percepire, di scoprire qui ed ora, soprattutto nei sacramenti, nel sacramento dell'Eucaristia, la presenza visibile e tangibile dell'amore concreto di Dio. Allora il cristiano non è un visionario, è uno che sa guardare oltre. C'è un testo bellissimo di Simone Weil, L'attesa di Dio, che consiglio a tutti di leggere. Bisogna leggere questo testo, in cui lei dice in maniera molto ma molto esplicita questa verità profonda. Le vie della grazia nei cuori sono segrete, silenziose, oscure. Perché allora dovrei preoccuparmi? Non tocca a me pensare a me stessa. A me spetta di pensare a Dio e a Dio spetta di pensare a me. E allora, nonostante il buio della notte, rimaniamo svegli, vegliamo in attesa del tempo di Dio, sapendo che Lui è già qui presente.
L'importante è non chiudere gli occhi del cuore e della fede. Buon cammino d'avvento a tutti!